Andrea, buongiorno, spero tutto bene, come stai? Ciao Max, guarda, c'ho gli occhi che stanno lacrimando e ho messo su le lenti e mi hanno dato un fastidio bestia oggi e quindi ho dovuto mettere gli occhiali per fare gli unboxing. L'altro unboxing non è andato a buon fine, quindi ti lancio un pacco, questa volta mi devi dire di che scarpa si tratta, quanto pesa e soprattutto quali sono le caratteristiche di questo prodotto che ti consiglio di aprire con un taglierino. Sei pronto? Non ho il taglierino, quindi non sono pronto, ho lasciato pure le chiavi di là, ma va bene, dai, ce la possiamo fare. Oggi arriviamo a livelli davvero indecenti, guarda. Procedi, dai. Non sapevo che un prodotto GPS potesse aiutarti a fare l'unboxing. Non rompermi la scatola che poi... È quello il problema, che mi hai detto così, guarda che lavoro di filo che sto facendo. Guarda qua, guarda che lavori che mi fai fare. Non fai partire il cronometro, vero? Vai. Un foglio. Maglietta. Pantaloncini. E? Dimmi che non è nera però. Non è nera, è bellissima, sembra bella, sembra bella. Onestamente vale la pena. Quanto pesa? 260. Come il modello precedente. È rigida o flessibile? È rigida. È rigida, ha la piastra quindi. Payback in carbonio. L'altra aveva la piastra in carbonio sicuro, il primo modello, questo secondo modello non lo so. Allora, in quanto non posso guardarlo, però se mi dici così, allora è la Deviate che stavamo aspettando. È la Deviate la 2. Nitro 2. Power plate. Devo guardare. Wow, che colore zarrissimo. Questo qua era il colore di forse che delle scarpe di Bolt di 5-6 anni fa. A qualche manifestazione importante. Sì, sì, assolutamente, ed è migliorata in molti aspetti. Beh, sto vedendo è migliorata del colore, davvero zarrissimo, bella, c'è tanta schiuma, tantissima schiuma, c'è tanto Nitro Elite nella parte dell'avampiede, poi soprattutto nel tallone non tantissimo. L'altro dovrebbe essere nitro normale, dobbiamo guardare in giro. Battistrada della Puma, il Puma Grip. Il piatto qua è power plate, però non so se è quello in carbonio, adesso guardiamo. Andrea, facciamo una cosa, provatela un secondo e mi dici che numero, se è stesso numero o mezzo numero in più. Ricordiamo comunque che Puma sul numero europeo ha una numerazione diversa, magari metto in sovraimpressione i diversi numeri. Le provo così, dai, ti dico il numero. Va bene, dai, facciamo due minuti di pausa e poi ci ribecchiamo qua. La maglietta è dello stesso colore zero delle scarpe, ho visto. Andrea, allora cosa ne pensi di questa Deviate Nitro 2 che sembra migliorata a livello di parecchie caratteristiche? Stavo guardando fin dove arrivava la piastra in carbonio, stavo cercando di tocchicciare ma non riesco a capirlo. No, te l'ho detto, la mescola, a parte che questa qua bianca non so se è Nitro Elite, ma è comunque morbida. Il Nitro Elite si sente che è davvero una schiuma, una delle migliori che abbiamo provato. Non mi ricordo il primo modello, il grip com'era. Qua vedo l'intagliatura a goccia e non lo so, bisogna testarla. Ahimè, la testeremo anche sulla pista bagnata, mi sa, settimana prossima. Una scarpa ben fatta, semplice, diciamo. E cosa ne pensi della calzata di questa scarpa? Allora, la calzata mi sembra abbastanza abbondante. Prenderei lo stesso numero, ma è abbastanza lunga, cioè c'è spazio in avampiede, poco male. Avevo su una calza fine, utilizzerò una calza un po' più spessina e credo che, no, a parte che non avevo neanche problemi così, ma in generale con una calza un pochino più spessa, zero problemi ancora. Invece, come hai visto, la flessibilità è una scarpa più rigida o più flessibile e riesci a piegarla con la mano? Io ho paura, l'altra volta ne hai piegata una di scarpa col carbonio, ho paura, cioè
forse, ma ho davvero paura che si spezzi a metà, quindi... No, questa non si piega. No, infatti, arrivi al massimo così e ho paura di forzare di più. Non lo so, ormai ci siamo abituati con le scarpe col carbonio che hanno questa rigidità, quindi credo neanche te, abbiamo mai trovato problemi con questa rigidità della scarpa, anzi qua c'è comunque tanta mescola nell'intersuola, quindi credo che non ci saranno grossi problemi di sorta. Invece una critica che era sul primo modello, che comunque invece non è assolutamente un punto di criticità del secondo modello, era il tallone che, tra virgolette, tagliava, secondo alcuni, un po' la pelle. Cosa ne pensi di questo secondo modello? Guarda, ho studiato poco il primo modello, ormai quanto tempo è passato da quando l'abbiamo testato, o meglio, quante scarpe ne abbiamo testate dopo, ma lo vedo qua abbastanza imbottito, si schiaccia, è abbastanza morbido, non c'è una conchiglia di plastica, sembra cartone, non saprei dirti, comunque materiale abbastanza morbido. No, questa credo assolutamente che non taglierà mai nulla, è un tallone che forse sì, beh, scarico così apposta per correre forte e ci sta, quindi che non ci sia una grossa conchiglia. Invece Tommai e lacci, come l'hai visti, e cioè, cosa ne pensi del bloccaggio del piede? Guarda, parlare male di una tomaia così sgargiante faccio fatica. No, è davvero un colore clamoroso, però mi ricorda un po' quella vecchia, adesso così a vecchi ricordi. È un materiale strano, sembrano due strati, abbastanza traspirante perché si vede in mezzo, adesso non c'è il sole per farla però, ma si vede. È una tomaia abbastanza leggera perché ho visto che c'è questo power tape, quindi una specie di scotch che tiene la scarpa un pochino più stabile, e i lacci mi sembrano quelli piattini, non dovrebbero quasi slacciarsi, li proveremo. Io poi vabbè, faccio sempre il triplo nodo perché non voglio fermarmi ad allacciarle, però mi sembra che siano piatti così, non dovrebbero proprio slacciarsi, quindi... A livello di battistrada come l'hai vista e che sensazione ti hanno dato nella corsetta che hai fatto qua in pista? Beh, la pista qua garbagliata e fasulla perché è praticamente cemento e piatta. Allora, abbiamo provato già sugli altri modelli il power grip, teneva molto su strada sicuramente, anche su pista bisogna riprovarla qua garbagliata sulla pista di plastica barra cemento bagnata e possiamo dire di più, però fondamentalmente su pista bianca e asfalto va via benissimo. Ripeto, poi c'è questa intagliatura del battistrada un po' bizzarra perché sembrano delle gocce, però credo che faccia proprio la sua porca figura sulla pista bianca. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, stay strong e mi raccomando, cerca di allenarti nei prossimi giorni. Ma lo stesso vale per te, però dai, ci stiamo allenando e niente, via. Per fortuna che sono arrivate le scarpe nuove, almeno facciamo un po' di chilometri in più per la maratona.